Ciao a tutti e benvenuti su Azalea Chan in questo nuovo episodio di Another Life 2.0. Ed eccoci qua con la nostra Penny che si sta allenando a football nella palestra della sua scuola, perché fuori piove, ragazzi, e quindi direi che non possiamo giocare al meglio. E guardate un po' con chi si sta allenando: con Ethel. Sì, ragazzi, perché come avete visto nell'episodio scorso, il loro rapporto si era un pochino incrinato e quindi Penny anche c'era rimasta male di questa cosa, per cui cercando un po' di riappacificarsi con lei, l'ha invitata al dopo scuola e si stanno un pochino allenando insieme, insomma, appunto con la scusa di aiutare Penny ad allenarsi, l'ha chiamata ed eccole qua. Quindi, insomma, io credo che la loro scaramuccia a breve avrà un termine. Guardate pure Ethel che, oddio, ha lanciato la palla addosso a Penny, ma non penso l'abbia fatto apposta. E dai, guardate pure lei com'è contenta. Secondo me è una cosa che le passerà a breve. Oh sì, perché mi dispiaceva proprio vedere la loro amicizia così incrinarsi. Erano sempre state buone amiche, insomma, poi per una stupidaggine del genere, ragazzi, vedete l'episodio scorso se non sapete di cosa sto parlando. Dai, intanto lei poverina si è presa un bel ficozzo in testa dopo l'ennesimo tracollo. Penelope ha lividi su lividi e il tumore generale è piuttosto cupo. Mi dispiace molto, però ci serviva in realtà, perché ecco qua, ci siamo allenate per il 50%, quindi dovremmo allenarci ancora un altro pochino. Vedo che Ethel in realtà preferisce giocare a basket, però scusami Ethel, mi potresti aiutare un altro pochino? Perché domani, ragazzi, è mercoledì e c'è la prima riunione ufficiale della squadra di football. Cioè Penny è entrata da poco e quindi vuole fare sicuramente bella figura. Per cui direi che ci alleniamo quanto basta, quanto richiesto, e ok, forse questa è stata una piccola rivincita di Penny, che prima, diciamo, una volta per uno si fanno un ficozzo in testa, dai ragazzi, ci sta. Ok, insomma, vi dicevo, domani sarà il primo incontro ufficiale della squadra di football per Penny e quindi ci tiene assolutamente a fare bella figura. Ok, dai, quanto ci manca? 75%, ancora poco. Ottimo, vedete che tutto sommato la nostra Penny non se la cava poi così male, oddio, insomma, vabbè dai, miglioreremo a breve, spero. Intanto che loro si allenano vi racconto una cosina, c'è un aggiornamento ragazzi ed è un aggiornamento piuttosto succoso, eh sì, perché guardate qua. Se andiamo sul pannello del nostro Blake, l'apriamo, guardate un po'. Tadam, cotta! Eh sì ragazzi, senso di innamoramento. Penelope ha una cotta devastante per Blake. È successo ragazzi, nell'episodio scorso, se vi ricordate, vi avevo detto che secondo me Blake aveva una cottarella per Penny, però Penny ancora non manifestava un sentimento particolare per Blake, se non una bella amicizia. Però ragazzi, mentre stavo giocando fuori registrazione, Blake e Penny si erano visti un pomeriggio così per uscire insieme a chiacchierare e a un certo punto, ragazzi, mi è comparso in totale autonomia la notifica che la nostra Penny si era presa una cotta per Blake. Quindi io troppo contenta di questa cosa. Eh sì, ragazzi, il sentimento di amicizia si è trasformato in qualcosa di più. Per il momento però loro continuano ad essere solo amici. Il prossimo sabato andranno insieme al ballo scolastico, ma sempre come amici, come sarà stato deciso in precedenza. Però chissà ragazzi, se sorrose fioriranno. E dopo l'allenamento le ragazze hanno deciso di venire qui al Frugalité. Magari adesso si prenderanno insieme un bel bubble tea e perché no proveranno qualche vestitino usato che trovano carino. Quindi direi dai, venite qua, ci prendiamo una bevanda. Guardate quanti bei bubble tea, direi al cioccolato e spuma di formaggio. Ok, dai Ethel, vieni. Andiamo a berci qualcosina.
Tra l'altro, forse mi prendo pure qualcosa da mangiare, visto che avevano anche un po' fame. E poi, dai, diamo un'occhiatina, informiamoci sui look, ok? E così vediamo cosa sta andando di tendenza in questo periodo. Intanto Ethel sta qua a parlare da sola davanti allo specchio, si sta entusiasmando per non si sa bene quale motivo. Eccoci qua, guardate un po' il nostro bubble. Sembra molto buono. Ah sì. Dai, vieni, Ethel. Vieni, vieni, che devi aiutarmi a scegliere un look. Sì, dai, perché no? Proviamone uno. Creiamone uno insieme. Magari ci facciamo dare proprio dei consigli da Ethel, ragazzi. Ok, vediamo un po' se riusciamo a trovare un completo, magari sportivo, tipo una tuta. Visto che domani Penny dovrà fare il primo allenamento ufficiale con la squadra, è un po' tutta agitata anche perché vuole il giusto look sportivo per questo incontro. Ed ecco qua, ragazzi, questo è un look sportivo che è riuscita a creare Penny con le cose a disposizione del mercatino, e secondo me è molto carino, dai, è riuscito a trovare i giusti abbinamenti e penso proprio che lo indosserà domani. Gli ho anche dato un nome, Sport Girl, proprio, evviva l'originalità, ragazzi, ma almeno così lo ritroviamo subito. E dai, secondo me è carino, carino. Vediamo un po' anche che cosa ne pensa Ethel. Direi quindi di indossarlo subito. Dai, Penny, fatti vedere un po' come ti sta. Oh, guardatela! Dai, è molto carina! Sì, mi piace, mi piace. Ethel, tu che ne pensi? Dai, vieni qua, ho bisogno della tua opinione. Dimmi un po' se secondo te va bene, insomma, andare vestita così domani. Dai, chiedi della carriera, nel senso, che ne dici? Secondo te è adatto per andare all'allenamento di football domani? Ethel, direi sì, secondo me l'ha provato anche lei. Perfetto! Sì, dai, Penny, secondo me sarai la più carina di tutte domani. Grazie, Ethel. Ti farò sapere poi come va l'allenamento. In tutto ciò, il nostro gatto ci sta chiamando per dirci che il coprifuoco è finito. Sta per finire. Tutto normale, ragazzi. Il fatto che Muffin ci chiami al telefono è tutto assolutamente normale. Però direi effettivamente sì, torniamo a casa perché sono quasi le 11. Sì, Muffin ci sta dando il benvenuto, giustamente ci aveva chiamato per sapere come stavamo e quindi adesso ci facciamo vedere che siamo tornati. Dai, grappa il posto preferito, dopodiché direi che a Penny ne faccio fare uno spuntino rapido e poi la mandiamo a dormire che domani a scuola. E quindi dai, che se no si fa troppo tardi. Intanto qui Manuel vedo che puzzetta un sacco, quindi direi che no, non l'abito, ma il pannolino. Poi, se è necessario, gli facciamo anche un bagnetto prima di andare a dormire. E poi lo mettiamo a letto. Ah, guardate qua, Penny, vestita con la Muffin. Che bello. Comunque, ragazzi, sì, non è affatto male questo completo. Dai, non è che avessi granché scelta, perché ogni giorno abbiamo una piccola selezione di abiti che possiamo utilizzare se creiamo il look tramite il mercatino, però ho trovato il giusto abbinamento, quindi sono troppo contenta. Vediamo anzi se su Social Bunny possiamo scrivere questa cosa qua, questo post del nostro nuovo look. Vediamo un po'. Sì, post nuovo completo, narrazione assolutamente energica. Guardatemi pure, ho un look da favola. Esatto, Penny, esatto. Secondo me domani all'allenamento tutti te lo invidieranno. Ah, qui però sto vedendo che la lettiera è sporca, quindi per favore, Penny, pensaci tu, visto che alla fine Muffin è il gatto di Penny. Ok, qua abbiamo cambiato. Sì, tutto a posto. Dai, facciamogli un bagnetto anche perché secondo me gli concilia anche il sonno a Manuel. Sapete che vi dico? Ma facciamolo qua il bagno a Manuel, nella nostra super super vasca ultra comoda. E poi lo mettiamo a lettino. E intanto per domani, anzi ormai per oggi perché è passata la mezzanotte, visto che Veronica, se non sbaglio, sì, ha il giorno libero, stavo pensando di organizzare una giornata carina con Manuel.
Orion, cioè la bimba dei nostri vicini amici, dei Michaelson, pensiamo magari di organizzare una bella giornata al parco tutti insieme. E sarà l'occasione per far conoscere per la prima volta di persona Manuel a Orion. Sarebbe davvero carino se anche questi bimbetti diventassero amici tra loro. Oh, intanto guardate qua Manuel quanto si diverte. Che carino. Allora, Penny, oh, perfetto, sta un po' rassettando e poi va a letto. Ottimo. Oh, Veronica è triste, per quale motivo? Devo essere più clemente per la dinamica familiare rigida. Sì, perché sapete che loro due hanno questa dinamica. Veronica è piuttosto autoritaria con Manuel. Insomma, lei ci tiene che lui faccia tutto per benino, rispetti le regole, però ogni tanto insomma si chiede, ma forse devo essere un tantino più tenera? Sì, ci sta che se lo chieda, però secondo me ragazzi, alla fine Veronica è rigida, ma nel modo giusto, ecco, non eccessiva. Quindi, dai Vero, non ti fare troppi pensieri che secondo me stai andando benissimo. Intanto Fabio, dopo essersi svegliato, è andato a cercare un altro incarico e guardate un pochino che cosa ha trovato, quel vecchio mistero. Insomma, quello lì, scadenza sabato, richiede il livello 9 di scrittura che lui ormai ha. Guardate un po' quanto ci pagano per scrivere questo libro, 3.115 simoleon. E guardate la descrizione, stiamo cercando di risolvere il mistero non fittizio dell'autore del classico pianistico per Daniela, la misteriosa bagatella che prima o poi imparano tutti coloro che suonano il pianoforte. Chi l'ha scritta e perché e per quale motivo tutti continuano a interrogarsi su di essa? Ottimo, accettiamo perché mi sembra un succoso incarico e dobbiamo chiacchierare con il cliente e scrivere questo romanzo del mistero. Ok, allora intanto chiacchieriamoci subito, così portiamo avanti il nostro lavoro e nel frattempo la nostra Vero organizza questa bella giornata, questo evento tra i bimbi. Ecco qua, vuole organizzare il momento di gioco per bebè, così ce ne andiamo al parchetto all'aria aperta, visto che approfittiamo anche del fatto che oggi è una bella giornata. E tra l'altro il livello d'oro premia l'unità familiare con una palestrina per bebè ben accessoriata, quindi se riusciamo a raggiungere il livello oro, poi questa palestrina noi ce la rivendiamo e ci facciamo anche dei bei soldini, quindi assolutamente uniamo l'utile al dilettevole. Allora, assistente ospitante, facciamo entrambi, sia Veronica che Fabio, che andiamo insieme. Bebè ospitante, il nostro Manuel, ovviamente. Bebè ospite, la nostra Orion, guardate che carina che è cresciuta. Poi ve la faccio vedere bene quando andiamo al parco insieme. E la organizziamo, eccolo qui, al Baby Park, un parchetto fatto apposta per i nostri toddler, che si trova a Newcrest. Eccoci qua arrivati tutti, io ragazzi molto intelligentemente l'ho fatto iniziare subito invece che più tardi, ma vabbè ragazzi, non fa niente. Comunque direi, oh guardatela che carina Orion, cioè non è adorabile? Riprende moltissimo la mamma, i capelli sicuramente l'ha presi da lei, guardate quanti ce n'ha, ricetti così, veramente carinissima. Quindi dai Manuel, parla con il sim estraneo, vediamo un po' se si trovano bene. E intanto poi facciamo anche tutte queste cosine. Ah, lui ha fame, poverino. Vabbè, tanto qua se non sbaglio ci dovrebbe essere anche un mini frigo. Così facciamo mangiare i bimbi, giustamente. Fanno colazione. Ecco, guardate Manuel che è timidino, timidino. Oh, però Orion sembra molto contenta di incontrarlo, dai, parla con il sim estraneo, e intanto loro qua, i genitori, intanto salutiamo Celeste, spettegoliamo sui vicini, ma sì, dai, che i spettegulesse non fanno mai male, e Fabio intanto va a prendere qualcosina da mangiare per i bimbi, sì, fai un pasto veloce, dai, cereali, lo prendiamo e lo diamo poi a Manuel. Oh mamma mia, Fabio, ogni tanto ste fitte di gelosia sono veramente terribili. Ah, ogni tanto gli prende male, ragazzi, che dobbiamo fare? Oh, dove è andata Orion? Orion? Eccola, sta andando a giocare. E dai Manuela, vieni anche tu a giocare con lei, gattonaci dentro. E intanto
Ecco qua, Fabio ha preso la tazza di cereali. Sì, Fabio, però non te la devi mangiare tu, ma la devi mettere da parte per Manuel. E dove l'ha messa? Fabio! E dai! Ma ragazzi, l'ha fatta sparire magicamente nel nulla. Allora, senti, facciamo così. Un hamburger, ma sì, dai. Cuciniamo un hamburger e poi glieli diamo a tutti i bimbi. Intanto Manuel ha raggiunto il livello 3 di movimento. Ah, oh, guardate qua. Che carini stanno giocando, Manuel che chiama Ron da sotto. No, vabbè. Io ce li vedo troppo, questi due, a fare amicizia, a crescere insieme. Sono carinissimi. Intanto Celeste sta chiamando il nostro Manuel. Perfetto. Vedete, Manuel è un tipo, sì, abbastanza timidino, però secondo me, piano piano, bisogna un po' indirizzarlo noi, ecco. Oh, sta andando anche a scivolare. Ottimo. Fabio, qua hai finito di grigliare? Sì, io finalmente, quindi direi raccogliamo una porzione nell'inventario e l'andiamo a dare a Manuel che aveva una marea di fame. Prendi la porzione per Manuel, ok. Ah, e poi dai, portiamola anche a Orion, vero? Vieni qua tu. Pensaci tu all'amichetta di Manuel, prendi la porzione per Orion, perfetto. E poi continuiamo a giocare con questi bimbi. Oh, guardate Manuel, come si sta divertendo. Ecco qua, tieni, tieni, che abbiamo capito che hai fame. Prima mangia e poi continuiamo a giocare. Intanto Vero sta prendendo la pozione anche per la piccolina, perfetto. Oh, beh, è nuvoloso alla fine, ma non sta piovendo, quindi ci è andata bene per fortuna. Ah, ecco qua, bravo Manuel. Vai Fabio, siediti vicino a lui così lo controlla mentre mangia. Qui intanto Veronica ha dato il bel paninozzo anche alla nostra Orion, che penso proprio abbia apprezzato. E intanto, sì, dai, ringraziamola per la presenza, insomma, di aver accettato questo invito, in modo che i bimbi si sono finalmente conosciuti. Oddio, ragazzi, Orion era sprofondata tra i cuscini, ma che è successo? Va bene, non facciamoci domande come sempre. Oh, eh sì, se lo sta divorando questo panino. Perfetto. Allora, Manuel direi che ha stomaco pieno è molto più felice e a questo punto, Fabio, dai, aiuta Manuel a scivolare. Mangia il cibo, direi che giochiamo con il bebè e fai che ascoltino musica nello stesso momento. Sì, se non sbaglio, qua c'era anche una radio. Sì, eccola qua. Quindi ascolta spettrale. No, cambiamo stazione, mettiamoci concentrazione. Perfetto. Ci ha spuntato anche l'ascoltare musica insieme, poi giochiamo con un bebè. Tanto loro sono diventati belli concentrati perché hanno ascoltato la musica giusta. E allora dai Fabio, gioca un pochino con la nostra Orion. Ecco qua, Fabio sta prendendo in braccio la piccolina e la porta un po' a scivolare. E intanto Veronica giochicchia con Manuel. Perfetto. Dai ragazzi che abbiamo quasi completato l'obiettivo principale. Ah, mannaggia, sta iniziando a piovere. Vabbè, dai, non fa niente. Tanto lo sappiamo tutti che ai bimbi piccoli non interessa, giocherebbero ovunque sotto la pioggia, nel fango. Per cui non facciamoci scoraggiare dal brutto tempo. Ecco qua. Dai, Orion, guarda che ti fa fare Fabio. Vieni qua, ti porto sullo scivoletto. Intanto siamo arrivati all'argento, ragazzi. Spero proprio di riuscire a raggiungere loro, perché sarebbe una bella svolta in termini di soldini e finalmente sarebbe la volta giusta che riesca a completare la casa. Ci sto mettendo davvero tanto, ragazzi, però non voglio utilizzare trucchi, voglio veramente fare le cose per benino e guadagnare con il sudore della fronte questi simoleon. Oddio, guardate che carino Orion, come sta ringraziando Fabio. No, vabbè. Adorabili. Dai, Manuel, vieni, vieni qua. Chiacchieriamo un altro pochino, parliamo dell'animale preferito, facciamolo interagire un altro po' che ci manca giusto un'interazione. Intanto la nostra Penny andrà a giocare a football fra circa un'ora. Perfetto, Penny, mi raccomando, indossa il completo che abbiamo preso ieri perché secondo me farai un gran figurone. Ah, ecco qua. Oddio, si è spaventata, che gli ha raccontato Manuel?
Sì, ragazzi, livello oro! Super, ce l'abbiamo fatta! Premio guadagnato questa bella palestrina che sta nell'inventario dell'unità familiare e quindi dopo a casa ce la rivendiamo. Intanto a questo punto direi che, visto che sta cominciando a piovere anche parecchio, ce ne possiamo tornare a casetta. Ragazzi. Guardate un po' chi ha incontrato Veronica al parco. Fabio è intanto andato a casa perché voleva subito mettersi a scrivere il suo nuovo libro del mistero. Intanto, mentre Manuel non accenna a voler smettere di divertirsi, si è intrufolato qui aggattonato dentro il gioco, la palestrina. Guardate qua chi ha incontrato Vero. Non so se di spalle lo riconoscete, ma adesso ve lo faccio vedere da davanti. Eh sì, ragazzi, guardate un po' chi c'è. Sebastian, l'ex marito di Veronica, cioè praticamente stava camminando qua, a un certo punto Sebastian, o meglio Veronica, si sente chiamare, si gira e si ritrova lui qua a Newcrest, ragazzi. Questa è praticamente la prima volta da quando si sono lasciati che loro si parlano, quindi ormai direi che è passato qualche annetto. E quindi Veronica è stata, insomma, piuttosto sorpresa di trovarsi Sebastian qua. Dice, ma insomma, che ci fai da queste parti? All'inizio ovviamente si sono trovati un pochino imbarazzati, però adesso stanno un attimo chiacchierando, si stanno un po' aggiornando di quello che è successo, perché ragazzi, sì, è vero che si sono lasciati e anche in un modo non bellissimo, diciamo che è stata una brutta rottura, soprattutto per Veronica, però se vi ricordate loro si sono lasciati tendenzialmente perché avevano una visione della vita e del futuro diversa. Ecco, Veronica voleva figli, una famiglia, mentre Sebastian no, preferiva essere concentrato sul lavoro, quindi si sono lasciati tendenzialmente per questo motivo qua. E niente, adesso insomma Veronica veramente è stata molto sorpresa, dice, ma insomma che ci fai da queste parti? Io pensavo che tu abitassi ancora a Evergreen Harbor. E quindi si stanno un po' aggiornando di quello che è successo. Sebastian le dice, sì, ma io abito ancora lì, ecco, oggi mi trovavo a passare per Newcrest perché stavo andando in un negozio specializzato qua vicino. Se vi ricordate lui era un artigiano e quindi insomma è andato a trovare dei materiali utili per il suo lavoro e quindi gli sta raccontando quello che è successo in questo periodo. Lui ha continuato su questo lavoro di artigianato, ha cominciato a fare delle creazioni sempre più numerose perché ha avuto sempre più clienti. Le cose stanno andando bene, tanto che gli sta anche dicendo che a breve pensa proprio di aprire un negozietto suo personale. E altra novità, ha preso anche un cagnolino a vivere con lui e quindi niente, insomma, questa è la sua vita adesso. Veronica anche lo sta aggiornando, gli sta dicendo che si è risposata, ha avuto appunto un figlio, Manuel, che hanno adottato, è arrivata diciamo a uno dei gradi massimi all'università, è diventata una professoressa associata, insomma. Niente, sta tutto andando per il verso giusto. Ah, e naturalmente si è trasferita a Sansequoia e sta dicendo anche questo. E torna ogni tanto a Evergreen Harbor perché comunque va a trovare Cecilia, anche se poco, è più spesso Cecilia che va a trovare Veronica. Insomma, ragazzi, è stato questo un incontro del tutto inaspettato. Dopo l'imbarazzo iniziale, però, tutto sommato, si sono trovati a chiacchierare normalmente, ecco. Anche Veronica non sentiva più quel senso di tristezza, di rancore che aveva all'inizio, e questo, secondo me, ragazzi, significa che è vero, forse è riuscita a lasciarsi, insomma, tutto alle spalle, ecco. Certo, speriamo che Fabio non venga mai a sapere di questa cosa, perché insomma, prevedo che, ecco, scapocci davvero
parecchio sessati questo incontro, quindi per il momento penso proprio che è meglio non dirgli niente. Siete d'accordo con me? E è ormai ora di cena, per cui sono tornati tutti a casa. Penny è tornata dopo l'allenamento di football e guardate un po', ragazzi, è veramente a pezzi, è stanca morta. Penso che sia stato piuttosto impegnativo, però è anche molto contenta, si è divertita un sacco e adesso sta chattando con Ethel, le sta un po' raccontando come è andata la giornata e che con il suo nuovo completo sportivo ha fatto un figurone, quindi veramente è super contenta. Fabio intanto sta qua che ha iniziato a scrivere il suo libro del mistero e Vero sta mettendo a letto Manuel, che pure lui dopo questa bella giornatina è stanco. Ecco qua, che abbiamo pure il nostro Muffin che si sta cantando una ninna nanna per Manuel, così magari gli consiglia pure il sonno, perché no? Ah, perfetto. E nell'inventario ecco qua che troviamo la palestrina che abbiamo guadagnato con il livello oro dell'evento e la possiamo rivenderle per la bellezza di 5.000 simoleon, ragazzi, siamo, non dico ricchi, ma sulla giusta via. Per cui la prossima volta penso proprio che riuscirò a completare per bene la casa. Ci manca da finire il giardino e la lavanderia. Per il momento direi che per oggi è tutto. Nel prossimo episodio, ragazzi, penso proprio che torneremo un po' da Cecilia. Facciamo un salto da lei per vedere come se la sta cavando ora che è da sola, insomma, Penny è venuta qua. Ma per oggi è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, mettete il like. Mi raccomando, mettete anche il mi piace alla mia pagina Instagram per rimanere sempre aggiornati. Fatemi sapere sotto nei commenti che cosa ne pensate. Soprattutto, che cosa ne pensate di questo, di questa ricomparsata, di questo ritorno imprevisto di Sebastian. Fabio lo verrà a sapere, Veronica riuscirà a tenerlo nascosto. In fondo non è che abbiano fatto chissà che niente di male, si sono ritrovati dopo un po' di tempo, hanno chiacchierato un attimo, però insomma sapete com'è Fabio. Non so, dai, scrivetemi le vostre opinioni nei commenti. Noi ci rivediamo presto nei prossimi video. Ciao!